siamo qua con due personaggi un po' particolari che ovviamente siete un po' particolari. Basta che ci guardi in faccia, quindi presentatevi. E Gabboman e il Bonfabbro, che è la prima volta che vengono sul mio canale YouTube. Assolutamente sì. In occasione di Roma Juventus sono sceso a Roma, sono venuto qua a trovarli. Questa sera andremo allo stadio insieme, ma questo l'avete già visto probabilmente nel video che è uscito sulla live reaction. Prima di cominciare questo video andate sul loro canale perché c'è la prima parte, questo è il ritorno. Questo assolutamente è Juventus-Roma, l'ultima partita di campionato. Noi andiamo avanti nel tempo, proiettate nel futuro, la giochiamo oggi. Anche per scoprire poi alla fine tra i due scontri insomma di chi sarà il vincitore. Esattamente, abbiamo deciso di non fare fuori casuale doppio, ma soltanto di unire alla fine i risultati finali. Iniziamo, le formazioni vanno bene così? Vi piacciono? A me va benissimo se a lui va bene. Sì. Ok, quindi andiamo indietro e andiamo a vedere le divise se sono corrette. Noi quella la terza, quella blu. Sì. Se non si confonde, si confonde. Rossa, meglio così. Quella normale, sì. Rossa classica, sì. Non anche pantaloncini. Quindi calcio d'inizio, iniziamo Juventus Stadium, tanto mi piace questa video. Soprattutto non abbiamo detto che tu giocherai da solo e noi saremo in due. Ah beh, sì, mi sembrava abbastanza scontato. Ma è giusto mettere. Perché almeno se perdiamo ci abbiamo la scusa che comunque. Guardate che bello! Che spettacolo! Lo Juventus Stadium, anzi, l'Allianz Stadium. Ormai io lo chiamo così, l'ho battezzato così, ancora una volta Capitano Ronaldo. Voi avete Capitano Kolarov. Golarov, anzi, direi. Oh, l'estrazione. Sì, perché ho tolto Florenzi che non era proprio in forma. Ok. Io i Wayne che non è in forma, non è qualcosa da poco. Sì, sappiamo come si gioca. Pronti? Sì, partenza? Pare sì. Via! Io sempre rosso, tu sempre giallo. Perfetto. No, speriamo di non, aspetta, che intanto devo essere un attimo. Ci prova! Passa da dietro! No! Scesa, metta la passata! E tu, io sono selezionato un calciatore a caso. Non fa niente, la metto in mezzo altrettanto a caso e vediamo cosa succede. E l'ingegno? Perfetto. Siete come i gemelli Derrick. Sì. Adesso facciamo la rovesciata, quella infernale, la catapulta. What? Come ha fatto Chiellini a non prendere questo problema di testa? Alessandro. Con il mancio, così non mi aspettavo questo cambio di gioco. E poi dentro per Quadrado, chissà se ci arriva, la mette Juan e Matuidi. Io provo a spazzare, attenzione perché Fabio, no, dai Alex, Alex. Dentro per Matuidi, palla di ritorno che non arriva e ne perdiamo due in quel frangente. Vediamo se Nicolò Zaniolo riesce con la sua sgropponata a concludere qualcosa. Ma tu dici no, Giorgio Chiellini, no, non a difendere. Andiamo a andare per le verticali. Così Cristiano, Higuain, ancora Cristiano. Lo stop, il tiro a giro. Subito il numero 7 al minuto 18. Gran conclusione, il numero 7 al minuto 7. No, quanti 7? Se volete lo dico, ma non è vero. Grandissimo scambio tra i due centravanti. Bella azione. Più che un gol di Sarri sembra un gol di Conte, ma non diciamo queste cose. Non diciamo no. Esultiamo perché adesso Conte è alla concorrenza. Non sarebbe carino. E vero? Che concorrenza. Non l'ho perso. Anche perché se questa è l'ultima giornata di campionato potrebbe essere veramente decisiva. Sì. E neanche poco. E l'Inter andrebbe a Bergamo. È vero. E non sarebbe molto facilissima neanche per loro comunque. Vediamo, Chiellini di faccia. La para. E poi De Ligt si improvvisa trequartista. Attenzione De Ligt. Attenzione De Ligt. Attenzione De Ligt. Oh, ancora De Ligt. Ci prova. C'è caricato. Cesar Prate. Touchdown. La prendiamo così. Ancora Ronaldo. Davvero no! Oddio, l'ho ucciso! Meglio che è morto, perché quella andava in porta. Quella c'era via intensiva, eh. Ha perso dei neuroni. Sì. Abbiamo confido in te. Difendere, Quadrado, Quadrello. Dai che ce la fai! Io ho messo a tirare a giro! Super Szczęsny. Già, mannaggia! Siamo Mario via... che ci sei. Il mio piano non è andato a vuoto, che bello! No, devi aspettare un secondo! No, in realtà potevo anche aspettarne due. Si scattano gli altri! Mi piaci tu! Questo è stato brutto di fallo, Proprio senza motivo! È morto in questo era russo, È partita a brocca, scusa, ma... Un'altra terapia intensiva. No, questo è proprio da Pechino, gli stanno prendendo le misure. Direttamente, esatto. Grazie.
Cioè, stiamo hanno facendo lottato. A gara chi non la vuole. Hanno lottato. No. Riparte De Ligt! È indemoniato ancora una volta! Oh, non riesco a stargli dietro! Ma com'è? Sta a pallettoni, vero? Emre? Emre? Per Higuain che è un po' lento. Ma Tuidello si parte! No! Meno male! Meno male! Non farmi interrompere lui! Meno male! Meno male, meno male! Comunque dai, è stata abbastanza equilibrata. Guarda che ci siamo! Ci siamo! L'importante è essere davanti. Poi ho lo stesso. Ok. E Diawara, ti prego. Leviamo Diawara e lo stesso. Posto? Iniziamo. Anche se a lui piace giocare con gli esterni stretti, a me piace giocare con gli esterni sulle linee. Cioè, però perfetti insieme, esatto, sì, la sintonia proprio totale. Ti concedo il tiro. Attenzione. Troppo centrale. Non era da vincere. Che di solito la maledetta alla Pirlo, ah, sì. Però foglia morta. Ma più che Pirlo è stato Pirla. Sì. Basta cambiare una vocale e cambia tutto, Ma non mi vuole un casino. No! Giorgio di tacco! Come alta! Non vale, Giorgio è infortunato, non avrebbe mai preso. Ma non avrebbe mai preso neanche da sano di tacco, mi avrebbe preso. Bravo! Oh, oh, Dio! Relazione, entra tantissimo nella partita. Adesso no. Ottimizzare tutte le mie forze. Oh, a me ah, usa il cappellino. Quel buco, quel buco, quel buco, quel buco, quel buco, pipita. Non c'è più, non c'è più, non c'è erano più. Troppi. Arriviamo sulle corsie e poi mettiamo questo cross che è molto bello per il Pippa. Emre Can, ancora, per Dybala, con il mancio! Fuori di un millimetro. Il cappello si fa sentire subito. Vabbè, vedi, dai. No, proviamo. Passa bene. Proviamo un gioco un po' più rapido. Siete il Barcellona. Tanto vedo che di testa non... capito, di testa non andiamo, quindi tanto vale che proviamo un modo diverso. Abbiamo state side. Ma lo Diego. Che meglio, come Diego. Fatto. Bellissimo, bellissimo. Diego! Guarda. Dai! No! Oddio mio! Ho regalato anche l'angolo, ma va bene. Importante non aver preso questo gol già fatto. Mamma mia. Non ci credo. Mamma. A un passo dalla gloria. Chesney. Volevo fare il pallonetto ma non me la sono sentita. Hai dato tutto all'inizio. Per fortuna. Oh, oh, deciso che guarda. Sono morti. Ma guarda, non me la fa prendere. E fallo. Ma non darmi questo fallo che non c'era. Allora, però ti serve il consiglio. O bere tu o vuoi Jesus. Cola roba così? Io mi metto azione di disturbo sul portone. No, che fai fuori gioco! Di fare il gioco! Non è dal centro! No, va. No! Barriera come Cristiano! Oh! Oh! Ma spiegami perché non ci ha messo il piede niente su questa cosa! Perché era piccola! Troppo tardi! Dai! Ma perché? Non mi sta più funzionando niente! Le pallonate stanno arrivando da tutte le parti! Ma perché devi trasmessi in alto, ragazzi? Dai. Una cosa che non va adesso, Adesso ce l'ho io il joystick, non funziona! Eccolo! Ma guarda! Poi prende traversa e ci segna Lodi e Benji! Piccolo? No, troppo dietro! Prova a avere tu! Eccolo, aiutate! Zitto! Cosa c'è? Attento che sei... Attenzione. Va! Si incassa, Zaniolo! Era pure buona! Non dovevo entrare, c'avevo quell'altro sotto, volevo il triangolo! Ronaldo, così, sì che bellissima! Sì che bellissima! Dybala! No! Il stupido cappello. Tutta colpa sua. Nuova hit del 2020. Nuova hit. Stupido cappello. Ti farò una canzone. Niente, è finita. Abbiamo vinto 1-0. Abbiamo rischiato il contropiedissimo del 2-0. Ma per sapere com'è andata nel complesso, c'è solo una cosa da fare. E certo, andare sul mio canale e guardare la partita di andata. E ovviamente fare più meno e avrete ovviamente il risultato del vincitore e scrivetelo qui sotto nei commenti così capiamo se l'avete visto o state parlando perché magari scrivono 7
Quindi non è 7 a 3. Benissimo, io ringrazio ancora una volta Pese Konami per questa opportunità. Ringrazio i miei ospiti. Grazie a te, Luca. E direi che ci vediamo in un prossimo video che potrebbe arrivare e nella live reaction che faremo allo stadio. Assolutamente. Comunque, complimenti per tutto, però questa sera speriamo. Ancora! Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.